Mister, benvenuto, Francavilla Fontana, si apre una nuova esperienza. Che cosa si aspetta da questa avventura, Francavilla? Ma come tutte le esperienze lasceranno qualcosa nel nostro bagaglio, nei nostri ricordi e faremo di tutto perché questi ricordi fra un po' di tempo siano estremamente positivi. La situazione è abbastanza negativa, ma ci sono tutti i margini per uscirne, perché credo che ci siano tutti i mezzi sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista societario, dal punto di vista tecnico, per quanto riguarda la squadra. È chiaro che le vicissitudini ha portato in questo momento in Francavilla a vivere un momento non positivo dal punto di vista della classifica. Faremo in modo in questo breve lasso di tempo di allontanare gli spettri che fino a qualche tempo fa nessuno si immaginava. Che impressione le ha fatto il primo contatto con il presidente Magri? Un'ottima impressione, soprattutto sotto il profilo umano. E non è una cosa scontata nel mondo del calcio attuale, specie nella Serie C, e credo che i risultati ottenuti e la solidità della società siano lo specchio delle persone che lo stanno dirigendo, lo stanno amministrando, e per cui sono veramente felice. Spero di cogliere l'occasione, ripagare la fiducia che mi è stata data e poter magari pensare poi a un futuro insieme. Però è chiaro che tutto dipenderà da queste 6 partite dove abbiamo un obiettivo e io in questo obiettivo spero poi di farmi conoscere nel senso positivo. Per quei pochi che non conoscessero Mister Colombo, da che modulo si riparte? Qui bisogna fare, secondo me, un discorso un po' più profondo. Al di là del sistema di gioco, credo che una cosa che vada tenuto conto è il poco tempo che si ha a disposizione. E quindi in momenti come questi credo che vadano dati delle certezze ai giocatori. E quindi capire quali siano queste certezze e aumentarle in modo esponenziale, in modo che si possa uscire, secondo me, da un momento che è negativo, soprattutto a livello psicologico, che poi influisce anche sotto l'aspetto tecnico. Però i valori e soprattutto anche il lavoro che ha fatto il mister Trocini fino a oggi è sempre stato sotto gli occhi di tutti, per cui è sempre stato positivo. Chiaramente poi ci sono delle annate dove episodi meno fortunati ti portano a vivere delle cose impensate. Per cui adesso credo che sia compito mio della squadra, perché la società sicuramente sta facendo il possibile per ovviare a questa situazione, di tirarci fuori nel più breve tempo possibile.